Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Pescara, dove è stata inaugurata la sala control room e dove dal suo interno sarà possibile vigilare, grazie a 332 telecamere, sulla città adriatica. Presente per l'occasione in città il sottosegretario all'interno Nicola Molteni. Per noi Paolo Renzetti. Un occhio sulla città. Da oggi Pescara sarà ancora più sicura grazie alla Control Room, l'innovativa sala operativa della Polizia Municipale che consentirà il monitoraggio in tempo reale di gran parte del territorio cittadino. Una grande opportunità, si investe in sicurezza, quindi c'è un progetto congiunto tra l'amministrazione e il Ministero dell'Interno, 1.400.000 euro di investimento per potenziare vigilanza e controllo del territorio, potenziare la sicurezza urbana, 900.000 euro messi dal Ministero dell'Interno, la sinergia e la squadra tra enti locali e Ministero dell'Interno è vincente e quindi oggi è una giornata positiva per i cittadini di Pescara, per la sicurezza dei pescaresi. Questo sistema permetterà di potenziare la vigilanza della sicurezza urbana integrando funzionalità di analisi video, intelligenza artificiale e autoapprendimento. Da oggi in poi ci saranno 332 telecamere intelligenti che controlleranno la città e la garantiranno da atti illeciti, atti illegittimi, atti che provocano degrado, atti criminosi. Un'operazione eccezionale perché è come se ci fossero a Pescara 332 agenti della Polizia Municipale in più che controllano tutto il territorio, che parlano in tempo reale fra loro e con la centrale operativa. Questo è un sistema che potrà essere adoperato da tutte le forze dell'ordine, controllerà tutte le macchine che entrano in città. Noi abbiamo 130.000 macchine che entrano in città ogni giorno e questo sistema controllerà le targhe di ogni macchina e segnalerà se la macchina è rubata, se la macchina è senza assicurazione, se la macchina ha qualche situazione particolare e la seguirà per tutta la città perché il sistema è connesso, quindi faremo prevenzione ma anche avremo la possibilità di individuare subito gli atti criminosi e coloro che li compiono. Quindi credo che oggi Pescara si sveglia più tranquilla, più sicura e più evoluta perché questo è un sistema che in Italia oggi non ce l'ha nessuna città perché è il sistema più all'avanguardia che c'è. Ed ora il consueto aggiornamento della pandemia nella nostra regione. Sono 145 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.793 tamponi molecolari. Risultato positivo il 3,82% dei campioni analizzati. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti sale a 75. Resta stabile il numero dei ricoveri che aumentano di una sola unità. I pazienti ospedalizzati crescono del 20% su base settimanale. Il tasso di occupazione dei posti letto fermo al 3% per le terapie intensive e a 6% per l'area non critica, lontanissimo dalle soglie di zona gialla. 82 pazienti più uno dunque sono ricoverati in ospedale in area medica, 6 invariato solo in terapia intensiva. Non si registrano nuovi decessi, che rimane invariato a 2.566. I nuovi positivi hanno età compresa tra i 2 e gli 87 anni, gli attualmente positivi sono 2.606, mentre 2.518 sono in isolamento domiciliare. 50 sono i nuovi guariti. Dei nuovi casi accertati, 37 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 30 in quella di Chieti, 32 in provincia di Pescara, 56 in provincia di Teramo, che è dunque la provincia più martoriata dal Covid. Quest'oggi uno fuori regione, mentre per 130 sono in corso verifiche sulla provenienza. E noi torniamo a Pescara perché oggi pomeriggio ha aperto i battenti e il nuovo centro vaccinale situato nei locali della stazione di Porta Nuova, un importante servizio richiesto dalla cittadinanza e dall'amministrazione comunale. Vediamo. Il centro vaccinale di Pescara è in realtà, dopo la chiusura qualche settimana fa del centro di Viale Tirino, da oggi operativo il centro vaccinale della stazione di Porta Nuova, dottor Di Luzio. Sì, su richiesta dell'amministrazione comunale abbiamo aperto questo centro, siamo molto contenti perché veramente non è grande come quello di Palatirino, però è piccolo ed è ben fatto, è una bomboniera. Possiamo dire che in questo centro vaccinale si effettueranno solo le terze dosi di vaccino e a richiesta anche il vaccino antinfluenzale, così? Perfetto, sì, solamente le terze dosi e chi vorrà potrà fare anche in contemporanea il vaccino antinfluenzale.
un centro vaccinale importante per la città di Pescara, ne aveva fatto richiesta il sindaco lamentando un po' dei disagi per alcuni cittadini più anziani nel recarsi a Città Sant'Angelo. E proprio per questo abbiamo preso in considerazione la richiesta del sindaco e abbiamo aperto questo centro. Avevamo delle difficoltà a trovare una sede, poi abbiamo notato che questa sede si prestava, anche se non, ripeto, non è così grande, però riusciremo a fare almeno 500 dosi al giorno in questa sede. Ecco, 500 dosi al giorno per una sede che resterà aperta in questo momento a tempo indeterminato. Sì, a tempo indeterminato, anche perché è notizia di ieri che dal 1° dicembre la terza dose sarà aperta a tutte le fasce d'età, quindi l'importante è aver fatto la seconda dose da almeno 180 giorni. Occorrerà la prenotazione? Sì, la prenotazione, perché ci evita di fare file, di creare assembramenti, e ricordiamoci che siamo ancora sotto Covid, per cui dobbiamo mantenere le distanze di sicurezza e la mascherina. Dottor Di Luzio, lei lavora sul territorio quotidianamente, questo aumento di casi deve preoccupare la cittadinanza? Non ci deve far abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a mantenere la mascherina, i guanti, la disinfezione delle mani e mantenere le distanze di sicurezza di almeno un metro e mezzo e possibilmente areggiare i locali dove stiamo. Il problema è che tra l'altro si va verso l'inverno e si vive sempre di più nei locali al chiuso e meno all'aperto. E per cui è ancora più importante vaccinarsi. Restiamo in argomento, ma andiamo in provincia di Teramo, perché il sindaco di Roseto Mario Nunes ieri ha incontrato il direttore generale della ASL Maurizio Di Giosia. Il primo cittadino chiede che venga aperto un hub vaccinale anche nel comune della Costa Teramana. Il servizio è di Giuseppe Dintino. Bisogna aprire un hub vaccinale anche a Roseto degli Abruzzi. E questa è la richiesta del sindaco Nunes, che ieri è stato ricevuto dal direttore generale della ASL Teramana Di Giosia. Con l'avvio della campagna per la terza dose, al momento gli abitanti della costa devono recarsi nel capoluogo di provincia per ricevere il vaccino. Per quanto riguarda il medio-lungo termine, chiediamo la realizzazione di un distretto sanitario di base, come avviato già dalla scorsa consigliatura, mettendo a disposizione un'area, piazza Marco Polo, presso nella zona di Roseto Sud, e abbiamo avuto rassicurazioni dal direttore in merito alla destinazione di fondi del PNRR destinati appunto a tali tipi di interventi. Ci sarà di certo una grande sinergia. Rispetto invece all'immediato, chiediamo e abbiamo chiesto con forza la presenza di un hub vaccinale per appunto tutti i cittadini rosetani, soprattutto gli ultra sessantenni, che avrebbero più difficoltà a spostarsi in hub vaccinali di Teramo capoluogo o in altre città. L'assenza di un hub sulla costa evidentemente interessa anche gli altri comuni limitrofi. Anche l'amministrazione di Giulianova ha chiesto l'apertura di un centro vaccinale. Quindi al momento dall'ASL stanno decidendo se aprire un hub sulla costa teramana, stanno scegliendo tra Giulianova e Roseto? Io credo che Giulianova, ovviamente con un sindaco che già era in carica, si sia mossa per tempo e abbia chiesto legittimamente. Non credo che la scelta debba essere alternativa. Roseto merita, in quanto città centrale all'interno della costa e soprattutto secondo comune della provincia, un hub a prescindere dagli altri comuni. Con l'abbassarsi delle temperature, il numero dei contagi è in aumento in tutta la regione. Attualmente i positivi al Covid a Roseto degli Abruzzi sono oltre 100. Che è un numero ovviamente che allarma un po' e preoccupa, anche se siamo all'interno del range che permette la prosecuzione della vita ordinaria ed è una colorazione bianca di quello che è appunto un territorio. Ovviamente l'invito ai cittadini e a tutti coloro che vivono e insistono sulla nostra città, la massima prudenza rispetto del distanziamento, dell'utilizzo di tutte i dispositivi, ma soprattutto di un atteggiamento attento nel rispetto di questa pandemia nella quale non siamo ancora completamente usciti. La scelta dell'area dove costruire il nuovo ospedale di Teramo divide la cittadinanza. Il comitato Promazzini chiede che venga verificata la fattibilità urbanistica sul sito di Piano Daccio individuato dalla ASL di Teramo per il futuro nosocomio. Il manager Di Giosia ha annunciato di voler condividere questa scelta con tutti i teramani. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Non c'è pace in città sulla scelta della sede dove sarà costruito il nuovo ospedale di Teramo. Il luogo, individuato dall'ASL di Teramo, sito in località Piano Daccio, non ha mai convinto la maggior parte dei comitati di quartiere teramani, che ha da sempre appoggiato l'idea di ricostruire il nosocomio sull'area del vecchio Mazzini a Villa Mosca. Il direttore generale dell'ASL, Maurizio Di Giosia, ha appena annunciato che è sua intenzione incontrare il comitato Promazzini, ma anche tutti i cittadini, per illustrare
parlare e condividere ogni scelta sul futuro ospedale con l'intera popolazione. Insomma, un dialogo costruttivo ed informativo per il bene comune. Intanto i promazziniani chiedono all'ASL e al Comune di verificare la reale fattibilità urbanistica del nuovo nosocomio nell'area di Piano Daccio. Il documento, redatto dal Comitato, sostiene l'esistenza di importanti contraddizioni nella scelta del sito. La più importante è che nella delibera del Comune di Teramo del 2017 venivano indicate quattro aree ove realizzare il nuovo ospedale. Quello studio urbanistico di valutazione e comparazione non è stato ancora mai prodotto. E nonostante non ci fosse una risposta da parte dell'ufficio tecnico comunale, l'ASL di Teramo, sempre secondo la nota del comitato Promazzini, avrebbe affidato incarichi professionali per lo studio di fattibilità solo sull'area di Piano Daccio e non uno studio comparato tra le diverse aree. Il manager dell'ASL di Giosia non si sottrae al confronto, anzi ha intenzione di spiegare pubblicamente ai cittadini la bontà delle scelte sul futuro ospedale, perché offrire la possibilità ai teramani di curarsi bene è la priorità dell'azienda sanitaria. Cambiamo argomento. Dopo la formazione di un nuovo gruppo in consiglio regionale di ex leghisti, è arrivata la risposta del coordinatore regionale Luigi Deramo, che guarda avanti alle nuove sfide del partito. Vediamo. Segretario, cosa sta accadendo nella Lega in Abruzzo? Assolutamente nulla, ci sono state delle situazioni interne che abbiamo evidentemente trattato, poi altri due consiglieri hanno deciso di abbandonare la Lega, questo non cambia assolutamente nulla, la Lega è concentrata evidentemente nel portare avanti il lavoro che riguarda l'attività all'interno della Regione Abruzzo in tutti i comuni dove siamo maggioranza o anche opposizione, quindi a noi non interessano ragionamenti legati a egoismi piuttosto che a questioni relative alle poltrone, siamo esclusivamente concentrati per il lavoro per gli abruzzesi e la Regione Abruzzo. Del resto i nostri assessori stanno, così come i nostri consiglieri regionali, stanno portando avanti un lavoro eccezionale, sforniamo ormai 3-4 provvedimenti la settimana e credo che questo risultato sia sotto gli occhi di tutti. Non era proprio possibile evitare questa spaccatura? Non è una domanda che dovreste fare a me, nella Lega gli impegni, gli obiettivi sono chiari e non sono mai mutati nel tempo. A Pescara la Lega chiede invece un rimpasto alla Giunta Masci. Ma questa è una questione che stanno trattando i nostri dirigenti provinciali di Pescara, c'è il capogruppo Vincenzo D'Incecco, credo che rispetto ad una dinamica di perfezionamento dell'attività amministrativa ogni ragionamento può essere affrontato nella serenità e sempre con l'obiettivo di migliorare l'attività che come comune si sta portando avanti, che comunque è un'attività di grande qualità, dove anche in questo caso la Lega ha un ruolo determinante e credo che lo abbiano anche dimostrato i fatti. Torniamo a Pescara perché non si placano le polemiche tra centrodestra e centrosinistra sui lavori di Viale Marconi. La maggioranza ha respinto l'ordine del giorno presentato dalla minoranza che chiedeva lo stop ai lavori. Vediamo. Stop del centrodestra in Consiglio Comunale all'ordine del giorno presentato dai consiglieri del Partito Democratico di Città Aperta e della lista Sclocco Sindaco, in cui si chiedeva lo stop ai lavori al cantiere di Viale Marconi e allo stesso tempo l'apertura di un tavolo operativo di confronto con i residenti, gli esercenti e l'associazione Salviamo Viale Marconi. Il muro contro muro prosegue, anche se l'auspicio del consigliere comunale del Partito Democratico Piero Giampietro è quello dell'apertura di un confronto. Questa era la prima prova per capire se effettivamente queste aperture fatte da alcuni esponenti del centrodestra erano una finzione o se erano vere. Purtroppo erano una finzione perché abbiamo dato appunto al Consiglio Comunale la possibilità di approvare un documento ufficiale nel quale si chiedeva al sindaco di sospendere i lavori delle Marconi, che comunque sono in fase di cambiamento ogni ora e quindi chiaramente diventano anche un po' imbarazzante per il comune vedere ogni volta cambiare i marciapiedi, le rotonde che scompaiono, insomma sta diventando una barzelletta.
e in contemporanea anche di avviare un tavolo con i residenti, con i commercianti, con le associazioni per capire effettivamente come poter ridefinire questo progetto in maniera sostenibile e in maniera anche più efficiente. Purtroppo il centrodestra, con scuse diverse, ha votato in massa contro, dimostrando che tutto quello che finora è stato detto anche sui vari distinguo sul progetto erano tutte cose non vere. I lavori proseguono anche se il sindaco ha annunciato uno stop natalizio in qualche modo per poi riprendere dopo l'Epifania, quindi in realtà non verranno sospese effettivamente. Questo non è un progetto efficiente per Pescara, perché quattro corsie nei fatti senza marciapiedi, senza ciclabili, con degli autobus che taglieranno delle mini rotonde con i semafori, questo progetto rischia di diventare un enorme pasticcio che trasformerà Viale Marconi in una via ad altissima velocità e ad altissimo traffico, e penso che Pescara di tutto oggi abbia bisogno di tanto di questo. Noi siamo pronti a confrontarci su questo e su altri argomenti, purtroppo il centrodestra ogni volta che si tratta di decidere le cose importanti per la città sceglie di chiudersi a riccio e purtroppo di fare pasticci. Apriamo la pagina dello sport partendo dal ciclismo. Completato il percorso del Giro d'Italia 2022 che, dopo il disvelamento della frazione numero 9 che da Isernia porterà la carovana rossa fino alle pendici del Blockhaus, passando per Passo Lanciano il prossimo 15 maggio, anche Pescara torna ad ospitare il Giro. Giorno di riposo lunedì 16 proprio in terra abruzzese, prima che il martedì 17 maggio si riparta proprio dal capoluogo adriatico per una frazione di 194 km che porterà gli atleti fino a Iesi, tappa pianeggiante nella prima parte lungo la fascia costiera prima del finale con muri del centro in provincia di Ancona. Gran finale a Verona all'interno della sua splendida arena per la frazione a cronometro di 17 km. Sarà la quinta volta che il Giro si conclude a Verona dopo i precedenti del 1981, 1984, 2010 e 2019. Tutte cronometro individuali che hanno incoronato i successi di Battaglin, Moser con la storica rimonta su Fignon, Basso e Carapaz. Ancora ciclismo, perché la Trek Segafredo aggiunge un'importante dose di esperienza al suo roster 2022 con la firma del corridore abruzzese Dario Cataldo. La squadra e il 36enne corridore italiano hanno concordato un contratto di un anno e l'ultimo tassello della campagna acquisti per la prossima stagione, che lo rende il 31esimo corridore del roster maschile e l'11esimo nuovo arrivo. Per Cataldo la Trek Segafredo sarà la sesta squadra nella sua lunga carriera dopo Liquigas, Quickstep, Sky, Astana e nelle ultime due stagioni Movistar. Ha un grandissimo bagaglio di esperienza costruito in 15 anni dedicati allo ciclismo professionista, in cui si è distinto come prezioso compagno di squadra con 23 grandi giri al suo attivo. Cataldo ha anche ottenuto personalmente 11 successi in carriera, tra cui il campionato italiano a cronometro e una tappa al Giro d'Italia e della Vuelta e Spagna su tutte. E noi lasciamo il ciclismo e apriamo la pagina dedicata al calcio. Il baby portiere del Delfino, Alessandro Sorrentino, presenta il derby contro il Teramo di sabato pomeriggio allo stadio adriatico Giovanni Cornacchia per il classe 2002. Sarà una sfida da non fallire per dare risposte a tutto l'ambiente. Dopo le due sconfitte consecutive tra Coppa e Campionato, Sorrentino, due gare da titolare finora in stagione, ha parlato anche dell'arrivo di Jacobucci tra i pali dopo l'infortunio di gennaio. Vediamo. Alessandro Sorrentino a Cesena, la prima da titolare, poco lavoro ma una sconfitta alla fine bruciante. È stata una partita dove, come quella col Teramo, dove non abbiamo creato molto. Lì a Cesena, giocando anche fuori casa con una buona squadra, abbiamo fatto un buon calcio. So che gli episodi dopo pagano, siamo stati sfortunati che abbiamo preso un autogol, ma secondo me abbiamo fatto una buona partita. Anche la difesa ha lavorato bene. Sabato c'è il derby, bisogna assolutamente vincere. A questo punto basta parole, occorrono i fatti. Sicuramente daremo il nostro meglio, stiamo lavorando in settimana, lavoreremo anche nei prossimi giorni. Dobbiamo anche rifarci dalle sconfitte che abbiamo ricevuto, quindi sono sicuro che faremo un'ottima gara. Di Gennaro infortunato, è arrivato Jacobucci, come hai accolto questa notizia? Siamo dei giocatori a parte noi portieri, viviamo il campo diversamente, quindi l'abbiamo legato subito. Tu sei pronto ovviamente a difendere con le unghie e con i denti il posto da titolare? Sì, assolutamente sì, farò del mio massimo per restare da titolare. Questa è una stagione per te che potrebbe essere decisiva a questo punto, potrebbe rappresentare davvero il classico salto in avanti? Sì, potrebbe deciderla, come no, potrei fare bene come potrei fare male, quindi
si cerca sempre di fare il massimo, poi ovviamente arriveranno se deve arrivare, se no succede quello che succede. Torniamo al derby, sabato c'è il Teramo, una partita particolare, importante. No, è una squadra che abbiamo già affrontato, quindi la conosciamo bene, sappiamo anche come giocano loro, quindi anche i punti deboli dove attaccarle, quindi secondo me sarà una partita diversa da quella della Coppa Italia, sicuramente. Non sarà della gara dal primo minuto, ma Filippo Perucchini è arrivato ufficialmente in biancorosso come rinforzo tra i pali per Perucchini, un ritorno dopo tanti anni in Abruzzo, dopo l'esperienza di Chieti. Ascoltiamolo. In questi mesi mi sono sempre allenato con un preparatore dei portieri, mi allenavo 4-5 volte a settimana comunque con lui in campo, più un'altra volta barra due in palestra, facevo dei lavori di forza in palestra, quindi il lavoro l'ho sempre fatto. Poi certo, è sicuramente diverso lavorare vis-à-vis con il preparatore dei portieri piuttosto che lavorare con la squadra, però comunque sinceramente mi sento bene. E io sinceramente sto bene, quindi poi dopo saranno valutazioni che verranno fatte dal mister, dallo staff. Ci sono tanti ragazzi che in questo momento sono a casa e credimi non è assolutamente facile per uno che, per esempio a me, è la prima volta che mi capitava in 11 anni. E sicuramente non è facile, bisogna sempre cercare di essere sempre positivi, allenarsi e cercare sempre di dare sempre il massimo, anche se non ti nascondo che quando passi tutta la settimana ad allenarti, poi dopo arriva il sabato e la domenica, e sabato e la domenica erano veramente due giorni brutti, perché ti svegliavi e dicevi: ma che faccio io qua? Però dai, è andata così, sono contento di essere qua, sono carico di essere qua e sono felicissimo di essere qua. E Chieti è stata una mia grande, dico la verità, una mia grande fortuna, perché venivo da 6 mesi, avevo 20 anni, venivo da 6 mesi difficili a Lecco, andai a Chieti e non giocai a Chieti, però mi sono sempre allenato bene, ho sempre dato il massimo e ebbi la fortuna che l'anno dopo l'allenatore che io avevo a Chieti andò a Como, Silvio Paolucci, e mi portò a Como. E io l'anno dopo feci 20-25 partite in C1. E quindi ho dei ricordi belli, anche perché arrivavamo a finale playoff, e perdemmo con la Paganese, e mi ricordo anche lì un gruppo molto giovane, ma bello, era stato pochi mesi, erano stati 4-5 mesi, però stati bei mesi. Poi comunque lì c'era un preparatore portieri bravi che era Nino Galli, era stato anche qua gli ultimi anni, e c'era un direttore sportivo che era Alessandro Battisti, con cui ogni tanto ancora mi scrivo, mi sento. No, è stato dei bei mesi. Peccato non essere riusciti a vincere quell'anno, però purtroppo è andata così. Serie D, dopo i casi di positività in casa Notaresco, che ha già portato al rinvio della gara di domenica scorsa col Matese a quella di Coppa Italia, che era prevista per ieri contro la Samb, si va verso il rinvio anche del match di Castelfidardo, previsto per la nona di andata del girone F di Serie D. La formazione rosso-blu continua a svolgere sedute individuali e domani il gruppo squadra sarà sottoposto ad un nuovo giro di tamponi. La gara di Coppa dovrebbe essere recuperata mercoledì prossimo, in attesa di capire quando saranno recuperate quelle con Matese e appunto col Castelfidardo. Mentre sarà disputata a porte chiuse la sfida tra Vastese e San Benedettese, a darne notizia un comunicato emanato dal rieletto sindaco della città Francesco Menna e dall'assessore allo sport Carlo Della Penna, che parla di adeguamenti necessari per la messa in sicurezza dell'impianto e per consentire la piena fruibilità della struttura. Per ora la Vastese continuerà a giocare allo stadio Aragona, ma senza una data certa di riapertura al pubblico.
E questa sera alle ore 21 non perdete il secondo appuntamento con Vision Air, il nuovo format presentato da Giuseppe Dintino, che avrà come ospite l'ex pallavolista Consuelo Mangifesta. Dunque appuntamento alle ore 21 con Vision Air. Il nostro telegiornale termina qui, buon proseguimento con i nostri programmi e buonasera.